Siamo impicciati, come dicevamo, stiamo molto impicciati. Sarà un'altra cazzo di battaglia dove possiamo perdere, possiamo vincere, dipende tutto dal caso quasi. Lazio che ci palleggia in faccia, questa è la mia previsione. Lazio che ci palleggia in faccia e tu che ti difendi bene, però poi vediamo. Nessuno, non ci abbiamo visto. Guarda Zielinski che faccia, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, avete visto la faccia di Zielinski? Andate indietro se potete. Guardate la faccia di Zielinski. Non gli va proprio di giocare. Così, così, tre passaggi, tocca fa così. Politano, non hai visto neanche un movimento di Zielinski. L'ha cercato, l'ha guardato, Zielinski camminava. Ma lì devi inserirti con ferocia, devi fare qualche movimento, raga. No, ma poi, regà, purtroppo davvero tiri non ne faremo manco uno, cioè. Mettimi in pallone in mezzo, cerchiamo di sfruttare Juan Jesus, Østigard. Niente. Niente. Mori, gira, ritorni indietro. Che due coglioni. Cioè, in calcio, quando è così devi sfruttare pure i calci da piazzati. Ok, non li sappiamo battere, però butti in pallone, guarda, Mario. Ripeto, se ne andassero tutti, chi se ne vuole andare se ne vada, ma basta. Oh, Osimhen che parla, parla, ma il primo che se ne deve andare, Osimhen, guarda. Ma hanno rotto i coglioni. Ma sì, ma pure Gaetano poteva dare qualcosa in più, sono d'accordissimo, Ciro. Gaetano l'ultima partita mi ha fatto vedere cose buone. Più di Zielinski, infatti, no, io non regalo perché non mi voglio incazzare oggi. Sto pure con mal di testa. Io Zielinski, da mo che ve lo sto di nuovo, voglio più vedere. Avrei venduto. E ripeto, mi sono stufato. Mi sono stufato dei discorsi dei Laurè. Ah, raga, il presidente è questo. Io non vedo i giocatori che smadonnano contro l'allenatore. Quindi, secondo me, non ha senso. Ormai ti tieni Mazzarri fino alla fine e basta. E stiamo zitti. Il calcio è questo, di merda. Il calcio che vedremo è questo. Ed è di merda, lo so. Prima ne avete consapevolezza. Meglio è. Isaacs sta a fare un macello qui sulla fascia. Che dobbiamo fare? Se dobbiamo lamentare tutte le partite? Basta, raga. Pure perché da lamentarsi del calcio a me, davvero, sto periodo che se sta avvicinando, che ormai non è più che lo dico io che ci sarà guerra mondiale. Hanno detto una settimana fa quello da NATO, quindi cioè che ci sarà, che da qui a 20 anni famo bene a prepararsi. Non lo sto dicendo più io che sono il complottista. Ci saranno altre cose del cui lamentasse, del calcio. Me ne frega un cazzo, siamo pure vinti. Poi sì, poi, sono il primo che bestemmia, contro i giocatori, però dai. Quest'anno è così. Dobbiamo reggere il più possibile. Finito il primo tempo, mamma mia che schifo. Bloccata, bloccata, partita bloccata, zero tiri in porta, 45 minuti di nulla, abbiamo chiacchierato. T'hanno risposto? Occhio. Fuori gioco, meno male. Dai, raga, rovesciata di Castellano se stiamo a fa-fa. C'è Demme però, ed entra Gaetano. Ma sì, pure la Lazio non sta a fa' grandena, cioè. Niente di che, è una partita abbastanza blindata. Bravo Gaetano. Guarda che sventagliata di sinistro. Bravo Gaetano. Prendi sto campo, Mario. Gaetano si propone, c'è Zielinski. Mi piace, tira. Va bene, va bene, va bene. Va bene, raga. Bravo Gaetano. Da, oh, alzate sta palla. Sfruttiamoli quelle volte che salgono i difensori. Vai, Østigard. Cross a uscire di Politano. Colpo di testa di Romagnoli. Botta! Da fuori di Gaetano. E si è Bravo coordinato. Gaetano, ci piace. Guardalo Gaetano, di tacco. Oddio, tira. Raspadori, la tiene, si gira, Raspadori. Non No, guarda Zielinski, è un pezzo di merda, ragazzi. Ma che guardi dietro? Chi c'è dietro? Non c'è nessuno. Ma però stoppala, fai qualcosa. Pezzo di merda, Zielinski. Mi sta sul cazzo, ragazzi. Mi sta sul cazzo. Scuote la testa, guardatelo. Mamma mia, via. Via, via, via. Ma proprio via da Napoli, basta. Mamma mia, ragazzi, Gaetano. Arbitro. Ragazzi, Gaetano, colpi di tacco, fantasia. Veramente importante. Sarà Gaetano, Napoli.
Gente come loro che vogliamo. Gente con voglia che vuole giocare, non come Zielinski, ma se ne andasse a fanculo. Ma se ne andasse a fanculo Zielinski, ma Mazzarri pure tu te devi svegliare. Toglilo. Non lo vogliamo più vedere. Qua pure Raspa secondo me poteva provarci a tirare. O subito di destro oppure qua ti sei rigirato. Neanche la guarda dalla porta. A sinistra a giro. Invece no, ha provato a vedere Zielinski che... No, infatti Raspa sta a provare a fare il possibile, regà. Non ce la prendiamo con lui. Ah, regà, vabbè, non dico niente su Gong, non mi voglio sbilanciare. Tocca troppi palloni, secondo me. Poi è bravino. Giusto non fischiare. Zielinski, devi ritornare! È ritornato... Meno male. Ragazzi, Zielinski! È ritornato Raspadori! Guendouzi completamente da solo! Ma te, porca puttana! Ah, Ngong è prima punta? Vabbè, però Mazzarri ci potevi provare un po' di più. Ma toglimi Zielinski, ma cosa stai vedendo in lui? Che sta vedendo in Zielinski? Oh, arbitro! Arbitro, bravo Ngong! Che dialoga con Gaetano, bravissimo! È entrato benissimo Gaetano, state sempre a lamentarvi, 5-5-0, me ne frega un cazzo. Se la porta a casa se lo godo io. Ed ecco Den Donker, attenzione! Attenzione! Cambia tutto, quindi attenzione che adesso la partita può cambiare. Eccolo, prima palla la mette giù elegantemente. Den Donker, che cazzo fai? Va bene, va bene, va bene, non se l'aspettavo. No, busta di Den Donker, ha preso già una busta Den Donker. Lo vedo un po' lento, cammina strano, guardalo. Ma quanto è alto però? Ecco, Den Donker, un'altra palla persa. Non so cosa pensare questi primi palloni di Den Donker, vederlo come cammina. Mi fa mezzo po'. Si è stirato orsato. Bravi. Eccolo Den Donker, Lindstrom, perché un che? I nuovi. Ecco, troppi palloni toccati, che vi ho detto, però subisce il fallo. Lì la doveva scaricare per Di Lorenzo, eh. Cammina strano, pare che è pesantissimo. Pesa una tonnellata e mezzo, raga, fa fatica a camminare. Mazzarri. Lancio preciso, colpo di testa e colli. Meno male, ragazzi. Nasce tutto. Dai, oh, ragazzi, ma la difesa lì non riesce a scendere un po' più veloce. Bella palla, eh. Ha sbattuto su Juan Jesus. Mamma mia, ha sbattuto addosso su Juan Jesus. Gli aveva fatto l'assist per Pedro. Stava a tu per tu, eh. Abbiamo rischiato. Guarda Den Donker. Occhio senza fallo. Bravo. Oh, oh. Bravo Den Donker. Mamma mia, ha fletto i muscoli. Bravo Den Donker. Si sfrutta l'altezza di Den Donker. Guarda che palla di merda che aveva dato Ngong. Però ancora Den Donker. Utile. E Dilo sbaglia tutto, però rimessa. Ragazzi, Den Donker! Den Donker! Mi piace, è alto, si sfrutta la Milinkovic-Savic. Potremmo sfruttarlo così. È alto! Sembra che ripia pure... Guarda, cioè, siamo scappati da una rimessa laterale nostra. Siamo scappati indietro. Guardali, guardali, qua! Mamma mia! Mamma mia, eccolo Ngong! Eccolo Ngong, sta pippa di merda! A rientrare... Sul secondo palo, sponda in mezzo! Salva ancora Østigard! Poi non la trova Ngong in un secondo... Østigard. C'è anche Rovella in zona. Grande Østigard! Qui, con l'ultimo assalto della Lazio, è 0-0. Mamma mia che rischio! Mamma mia che rischio! Che brivido! Che brivido! Bravissimo Østigard, bravissimo! È importante Østigard dietro, eh! Mamma mia, ragazzi, stavamo senza punta, zero tiri in porta. Concludiamo sta partita con zero tiri in porta, Lazio un tiro in porta. Mamma mia, che cazzo de partita. Brutta, brutta, brutta. 0-0 che ci sta alla fine, sì. E si pensa alla prossima, raga. È così il nostro cammino, da adesso in poi. Quindi se non vi sta bene, accannate per il calcio per un po' di mesi. Perché il nostro cammino sarà questo. Raga, dai, ci vediamo alla prossima. La prossima partita con il Verona. Il 4, domenica 4, alle 15, Napoli-Verona. Meglio così che prende 3 pippe dal Torino. Per farvi capire, 3-0 dal Torino, 2-0 da Roma.
4-0 dal Frosinone. Preferisco questo, ragazzi, ve lo dico. Preferisco questo. Regà, con questo concludo. Ci becchiamo domenica. Bella.